Il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cofano ha muso duro all'indomani della conferenza stampa organizzata dal circolo del PD cittadino sulla questione urbanistica. Il primo cittadino si scaglia contro coloro che definisce disfattisti. Il PUC che porterà la città che verrà, afferma Cofano, rappresenta l'impegno che abbiamo preso in campagna elettorale. Vorrei, diciamo, tranquillizzare i nostri concittadini, tranquillizzarli sul fatto che questa amministrazione ha cominciato a lavorare sul PUC, Piano Urbanistico Comunale, che è la visione della città di oggi e di domani. La Nuceria che insieme ai nostri concittadini abbiamo preso l'impegno durante la campagna elettorale di portare avanti. E dunque la domanda che viene spontanea è: come mai un territorio è stato fino ad oggi assaltato e non governato? Quello che oggi noi stiamo facendo è dare norme certe al territorio attraverso la pianificazione urbanistica e quindi tutelarlo. Altra cosa, vedo qualcuno preoccupato di eventuali risarcimenti, ma perché questi uomini che hanno amministrato la città non dicono ai nostri concittadini la verità, ovvero il fatto che il nostro comune nei giudizi amministrativi non si costituiva neanche, spesso venivano nominati commissari ad act che si sostituivano alla politica nella individuazione di linee strategiche per il territorio. No, noi non ci rassegneremo mai ai disfattisti, a questi vili che vogliono dimenticare le proprie responsabilità e lasciarle su un'amministrazione di donne e uomini, e lasciatemi ringraziare quei valorosi e coraggiosi che accompagnano questa esperienza amministrativa, che hanno detto fin dalla campagna elettorale, anche successivamente, andiamo avanti sul programma diretti e spediti come un treno, andiamo avanti perché noi guardiamo alla Nuceria 2020 e non a questo bieco gioco di scaricare responsabilità. Dunque ai nostri concittadini diciamo pazienza e fatica, perché la politica non può rassegnarsi ad inseguire, la politica deve indicare un orizzonte, l'orizzonte al quale noi guardiamo. E chiediamo ai nostri concittadini, a quelli che io incontro in mezzo alla strada, da Angelo a Sergio, a Valerio, a Maurizio, a Anna, a ogni persona che incontro e dice questo paese è morto, questo paese non ha uno spazio di parcheggio, non ha una scuola degna di questo nome, non ha spazi di ricettività e di vivibilità. Noi vogliamo rispondere a quei cittadini che non vogliono essere né speculatori né approfittatori, che non vogliono vedere il loro paese abbandonato a se stesso, ma che vogliono finalmente una città orgogliosa di se stessa.